di Dark Matter Energy! È la quarta nave da guerra Dead Shadow! È l'Arcadia! Buongiorno viaggiatori, benvenuti sul canale e benvenuti anche sul tetto di un bestione bianco. Che cosa stiamo facendo? Stiamo sigillando un nuovo oblò che abbiamo sostituito. Questo è già il nuovo oblò che è stato incollato, quindi non più avvitato e basta, perché le viti che noi andiamo a mettere su questo oblò di veramente 300 grammi, quindi non scappa da nessuna parte una volta incollato, sono comunque dei possibili principi di infiltrazione. Molto meglio cercare di evitarli, oppure molto meglio per me cercare di evitarli. Noi abbiamo già incollato questo nuovo oblò e ora ci dobbiamo assolutamente premunire di sigillarlo. Sigillarlo vuol dire che noi dovremo andare a sigillare, giustamente come suggerisce il termine, tutta questa via di fuga e possibilmente anche questi puntini dove teoricamente ci andavano le viti di fissaggio. Fatto questo, sempre perché io sono un pochino pazzo, io vado a rivestire questa parte. Una volta sigillata, metto il nastro di gomma liquida, che è praticissimo da utilizzare, e sono certo che una volta messo lì, qui dentro di acqua, non ne entrerà mai più. Passo passo lo vediamo insieme. Per prima cosa dobbiamo sigillare. Allora ragazzi, per sigillare l'oblò fondamentalmente servono pochissime cose. Primo di tutto ci serve il nostro Polymax, e usiamo l'Original Express, che lo vedete qua, che è inutile sprecare della Itac. Se non siete sicuri e non siete convinti, usate del nastro carta, che va posizionato, ve lo faccio vedere, circa mezzo centimetro da qua, in modo da fare questo ed avere un perimetro quando vado a tirare. In realtà ragazzi, sul tetto non ce n'è così tanta necessità del nastro carta, per un motivo ve lo vado a spiegare. Il solco, cioè l'invito di dove andrà la sigillatura, è comunque molto alto tra la fine dell'oblò e la base di appoggio del tetto. Di conseguenza, anche senza nastro carta viene veramente un ottimo lavoro. Però chiaramente, se voi preferite essere certi che non fate neanche una bavettina, usate il nastro carta. Cosa importante, prima di andare a sigillare con il materiale, la superficie che deve essere successivamente sigillata deve essere assolutamente pulita. Vedete la differenza di colore? Ieri è stata già chiaramente raschiata, pulita con il diluente. Potete usare tranquillamente dell'antisiliconico, io uso a volte dell'avio perché è molto volatile. L'importante è non usate prodotti per pulire che possano lasciare tracce oleose, altrimenti rischierebbe che il sigillante che andate a mettere non faccia presa e non va assolutamente bene. Ok, lo facciamo subito, che andiamo a stendere la striscia di sigillante, la andiamo a tirare per tutto il perimetro del camper. Cominciamo a metterci al lavoro. Già pronti al lavoro ragazzi, ci troviamo da questa parte, siccome sono sul tetto facciamo subito, vedete, questa linea qua. Adesso vi porto vicino e per prima cosa faremo una linea da questa parte senza utilizzare il nastro carta e vi faccio vedere il risultato. Poi faremo addirittura magari questa con il nastro carta, andiamo a vedere il risultato. Quindi faremo una nastratura qui e qui e negli altri due angoli invece non la mettiamo, così vediamo la differenza. Al lavoro! Cerco di farvi ogni passaggio così lo vediamo perfettamente. Ora abbiamo steso, guardate, la striscia, vedete, di sigillante chiaramente fresco. Qui, come vedete, c'è il nastro carta e qui no. Quindi abbiamo questa linea con il nastro carta, questa linea senza. Ora, senza indugio, andiamo a tirare tutta la sigillatura, poi andremo a togliere il nastro carta e andiamo a vedere il risultato in entrambi i casi, in modo che almeno abbiate l'idea meglio se andare direttamente a mano libera o usare il nastro carta. Andiamo a vedere. Ragazzi, risultato. Allora, noi abbiamo, guardate la sigillatura. Ok, vedete, vi faccio vedere tutto il perimetro e tutto il contorno. Questo lato e questo lato sono stati fatti con la nastratura, ok? Vedete che qui è proprio netta la linea, mentre in questa parte e in questa parte non è stata messa la nastratura. Se
vedete, non è che ci sia tanta differenza, però qui prevede il fatto che quando vado a stendere il sigillante io abbia già una buona sensibilità con le dita. Non è detto che lo dobbiate fare con le dita, ci sono anche gli strumenti apposta per tirarlo con le dita, a mio avviso sia maggior sensibilità, però il risultato è comunque secondo me ottimale. Cioè, guardate, qui non abbiamo messo nastro carta e vedete che di fatto la sigillatura è veramente comunque ottima. Una cosa che vi dovete sempre premunire di fare, vedete questi che erano i fori di fissaggio delle viti, e guardate questo qua, vedete che l'ho già, diciamo, stuccato. Ora io devo prendere il Polymax proprio appena appena e fare il raso di ogni vite, in modo che io sono tranquillo che tutto questo blò è completamente blindato. Spero di esservi stato di aiuto.